Facciamo rete, certo, facciamo rete. Una collega dà un'informazione nella chat e abbiamo le informazioni di tutti. E più siamo tutelate, perché se non ci tuteliamo noi, chi ci tutela? Ho pensato, niente, l'unica espressione, ho detto, povere ragazze. L'unica cosa è stata che io sono ferma da 2 settimane perché ho fatto un intervento, quindi mandata tra virgolette di culo. Io sono su un gruppo WhatsApp di tutte, diciamo, donne che fanno questo lavoro in questa zona. Potevo essere io. Perché tu sei comunque nella stessa zona, mi dici? Sono la via a fianco, sì. Sono tutte bene o male in questa zona. Chi non in questa via esatta, una via più a fianco, comunque sono tutte in questa zona. Le ragazze hanno paura a lavorare perché, vabbè, hanno paura che capita questo pazzo. E i maschi non chiamano perché sanno che ci sta questo terrore adesso, che probabilmente i telefoni di queste tre verranno controllati, quindi salterà fuori il mondo. Se qua ci sono tanti, diciamo, avvocati, liberi professionisti che durante la pausa pranzo vengono. Principalmente noi di queste zone lavoriamo di giorno, cioè alle 7 stacchiamo. La descrizione è importante, quella è già una tutela. Se tu metti ti descrivi in un modo sobrio, non attrai ai scemi. Se tu metti delle foto sobrie, non eccessive, e quindi tu non vieni attratta da determinati soggetti, vieni attratta da determinate persone che non hanno certo, persone con i piedi per terra che non hanno certo idee strane per la testa, no? Noi ce l'abbiamo proprio bloccati gli anonimi, non rispondo se anonimo. Per esempio, noi abbiamo delle applicazioni sul telefono che ti dicono nome e cognome della persona che ti sta chiamando. E a me mi mette Tizio Caio, vado a vedere su Instagram, su Google chi è, e se è una persona sicura lo faccio venire, se no non lo faccio venire. È vero che loro per riservatezza, però io devo tutelarmi, quindi. Perché poi diventa più difficile se io ricevo uno col numero anonimo e mi fa del male, per carità, lo denunci, però la cosa invece col numero visibile sei più al sicuro, no? Per WhatsApp gli puoi scrivere l'indirizzo, ma ci deve essere una conversazione telefonica, assolutissimamente. Ti rendi conto dall'altra parte chi ti trovi, no? Facciamo rete. Certo, facciamo rete. Una collega dà un'informazione nella chat. Tutte prendiamo quel numero, lo memorizziamo nella nostra app installata precedentemente e abbiamo le informazioni di tutti. Siamo e più siamo tutelate, perché se non ci tuteliamo noi, chi ci tutela?